Buon pomeriggio a tutti. Finite le vacanze, era giusto fare un po' di analisi, quindi sto recuperando su tutti i mercati che lascio un pochino indietro perché meno richiesti. E volevo farvi vedere che cosa sta succedendo al VIX, all'indice della paura e della volatilità. Qui siamo andati piano piano declinando, declinando, declinando. Siamo arrivati sotto, abbiamo fatto un minimo a 21 che è altissimo comunque, come minimo. Perché se andiamo a vedere gli anni precedenti, caspiterina, siamo stati in un range tra i 10 e i 15, massimo abbiamo toccato al pelo 20, e poi, magia magia, whoops! Siamo persino arrivati a toccare, venerdì appunto, un massimo a 38, cioè il doppio di un livello di guardia già molto alto di VIX. Ora, quando il VIX si alza così tanto, quando poi prova a scendere, ma prova anche a rimbalzare sulla media mobile a 50 periodi, e rimane comunque con una chiusura sopra i 30, io non ho tantissima voglia di andare long, ok? Sono cose che fanno riflettere, che devono far riflettere tutte le persone quando devono decidere di mantenere o meno una posizione in overnight, quando ci possono essere dei movimenti di chiusura forte di cicli, di partenza forte di cicli, come nel nostro caso, su Stati Uniti, DAX e FTSE MIB, una chiusura di TP4, ovvero di semestrale. Negli anni passati chiudevo le operazioni il venerdì, poi magari si riapriva il lunedì con meno 200 punti e mi incavolavo come una bestia. Adesso, a costo di prendermi un rimbalzo di 100-150 punti, rimango dentro ed eventualmente aggiungo chip costantemente con tecniche di money management. Perché? Perché qui siamo altissimi, davvero altissimi. Vediamo se ci sono delle divergenze particolari. Qui lower, 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 quindi niente. Da qui abbiamo un lower. Anzi, un higher e un lower o pari che ho fatto fare il rimbalzo per ora. Questo rimbalzino qua. Andiamolo a prendere. Esatto. Anzi, non ce l'abbiamo ancora. Sarebbe un higher, quindi non c'è ancora effettivamente se vogliamo prenderla al millimetro, cosa che non si fa comunque, ma io preferisco sempre partire da quello. Non abbiamo probabilmente per pochissimo una divergenza rialzista. Vediamo bene proprio di prenderla bene. Per un non nulla, ok? Però è giusto sempre considerare queste cose. Qua abbiamo avuto un piccolissimo lower higher, non posso neanche segnarlo perché non si vede. Capite che comunque la situazione in questo momento è di forte, forte stress sui mercati. Facciamo un'ultima cosa che è sempre divertente fare. Abbiamo detto che siamo arrivati a 39 e... anzi. Abbiamo detto che siamo arrivati a 38 e 28, ok? Vediamo negli ultimi anni che cosa è successo. Andiamo a mensile. 38 e 28. A partire dal 1990, 38 e 28, e 28 che era qua, 38 e 28. Quante altre volte è stato toccato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, forse 9 volte in 29 anni. Capite che, ecco, è importante, veramente importante sempre vedere su vari time frame che cosa sta succedendo e contestualizzarlo. Quando avete discese così forti e VIX così alti, sopra il livello di guardia dei 15-20, volete andare a farvi
dei long, o preferite magari rimanere ancora short e vedere se c'è una possibilità che si apra in gap down lunedì, anche se i future erano positivi, erano più 100, più 150, se non mi ricordo male, su DAX e FTSE MIB. Perché una cosa importante che è importante ricordarvi è che se volete seguire qualsiasi altro supposto trader o analista o altro, a parte che deve avere la preparazione che vi dimostro tutti i giorni che ho in modo da seguire qualcuno di in gamba, ma l'altra cosa importante è che deve dirvi le motivazioni per cui fa un'operazione piuttosto che un'altra, rimane investito piuttosto che non nel weekend o in overnight o per più giorni. E se voi avete la preparazione per capire appunto se quello che vi dice, se la motivazione che vi dà è corretta, sapete quanto vale il trader stesso, l'analista stesso. Capite se ne capisce qualcosa oppure se, come in tanti casi purtroppo, ci sono tanti scappati di casa che si gonfiano il petto, ma in realtà dei fatti poi a livello di trading le operazioni le sbagliano. Vedi Lune ed altri che davano discesa già o da luglio oppure da agosto, mentre noi abbiamo continuato ad andare in tendenza in salita. D'accordo? Vi ringrazio e vi auguro una splendida giornata.